Pronto, buonasera. Salvatore Striano. Buonasera. Io vi voglio dire che sono sinceramente emozionato, perché non capita sempre di incontrare un autore che è il suo romanzo, ma che è la sua vita, ed è una vita straordinaria, intesa nel senso che è una vita totalmente al di fuori dell'ordinario, è una vita vera, è una vita di dolore, è una vita di riscatto. In questo romanzo che io ho trovato bellissimo, che penso che se siete qui sapete di che cosa si tratta, se non l'avete letto vi consiglio caldamente di leggerlo, perché è veramente una bellissima lettura, oltre che una bellissima storia positiva e vera. E quindi questa sera siamo qui, io ne approfitterei per vivere insieme a Salvatore questo suo romanzo, ricordando naturalmente, ma lo faccio aiutandomi con la quarta di copertina del libro, perché la sintesi è tale che mi sembra inutile cercare altre parole. Salvatore Striano è del 72, quindi siamo a 44, quasi. È nato e cresciuto nel cuore di Napoli, in una delle zone più controllate dalla criminalità. A 7 anni vendeva sigarette nei cubicoli dei quartieri spagnoli. A 9 anni rubava rossetti e mascara nei centri commerciali per rivenderli alle prostitute, alle quali conduceva i soldati americani appena sbarcati al porto. A 14 anni spacciava cocaina e diventava una delle figure più carismatiche delle Teste Matte. Teste Matte era il nome della loro banda, si può dire così, che è anche il titolo del primo libro di Salvatore, che è un librone ed è anche questo un libro che vi consiglio caldamente. Poi Salvatore naturalmente era stracarico di mandati di cattura, cose del genere, è scappato in Spagna, è stato arrestato, ha passato un po' di tempo in detenzione a Madrid, poi è stato estradato in Italia, è stato a Rebibbia, e a Rebibbia la grande rivelazione, la scoperta del teatro, prima di Edoardo, poi di Shakespeare, adesso ce lo facciamo raccontare bene da lui, e attraverso il teatro, attenzione, sembra un romanzo, ma adesso gli chiediamo esattamente com'è andata, e attraverso il teatro il riscatto. Questa è la sintesi. Salvatore, tutto vero? Disgraziatamente tutto vero. Allora, proviamo a ripercorrere, io lo ripercorrerei attraverso il libro, mi sono segnato alcuni punti che sono nel momento in cui le leggevo, le domande che mi venivano, senza immaginare, a dire la verità, che poi avrei avuto l'occasione di incontrarlo, perché quando l'ho letto non c'era ancora questa ipotesi. Allora, Salvatore, il libro comincia col suo arresto in Spagna e lui viene messo in un carcere spagnolo, lui aveva già avuto esperienza di carceri italiani e sorprendentemente ci racconta che il carcere spagnolo è molto diverso da quello italiano. Ecco, com'era questo carcere spagnolo in cui non c'erano carcerieri? È praticamente l'opposto delle carceri italiane, nel senso che quando io sono arrivato nella matricola del carcere di Valdemoro a Madrid, ho chiesto la traduttrice, anche se parlavo spagnolo, perché avevo delle esperienze delle carceri italiane dove alla matricola qualche mazzata la pigli. Quindi ho detto non voglio essere menato, e ho chiesto l'ausilio di un traduttore che sarebbe un civile, quindi in presenza di civili difficilmente ti mettono le mani addosso. Sentivo la guardia che mi leggeva i miei diritti all'interno del carcere, mi diceva che io non potevo stare chiuso in cella, solo la sera potevo andare in cella per dormire, mi diceva che potevo chiamare a casa tutti i giorni per sincerarmi come stava la mia famiglia, e che potevo fare l'amore una volta al mese con la persona amata. A me mi scappò da dire, ma siete sicuri che sto in galera? E loro mi dissero sì. Io dissi, vabbè, guardia, grazie. E loro mi dissero, noi non ci chiamiamo guardie, ma ci chiamiamo Don Pedro, Don Paolo, Don Juan. Abbiamo un nome, quindi ci chiami per nome. E così è iniziato. Attraverso i corridoi, prima di entrare nei moduli, mi sembrava tutto un po' assurdo.
Poi quando entro nei moduli cerco un napoletano, per fortuna in tutte le carceri del mondo lo trovi sempre un napoletano, quindi vado dal napoletano, gli dico raccontami un attimino dove mi trovo, come funziona qua, e dico ma qua è bello, le guardie nemmeno ci stanno, e lì mi dice appunto non ci stanno le guardie, e fa la faccia brutta, e in quel momento io capisco che in realtà mi trovo in pericolo, perché eravamo in 750 in quel modulo là, e ce la dovevamo vedere da soli, c'erano tutte le mafie, la mafia italiana, la mafia sudamericana, la mafia araba, la mafia russa, e quindi era una giungla del crimine nel vero senso della parola, e gli spagnoli sono più vicini a tenerti più vicini alla famiglia, non ti staccano dagli affetti, però allo stesso tempo all'interno del carcere è più pericoloso, perché i criminali abbondano, non c'è sorveglianza, le guardie stanno chiuse in delle galitte blindate, quindi te la devi un po' vedere da solo, circola tanta droga all'interno di quel carcere, e quindi è una lotta. Queste sono le differenze tra le carceri italiane, dove tu puoi chiamare ogni 15 giorni o una volta al mese, di fare l'amore te lo puoi dimenticare, quindi l'Italia partorisce un sacco di cornuti, scusate il termine, ma è la verità, perché se ti staccano dall'intimità per 5-10 anni è difficile che poi si mantengano i rapporti sentimentali inalterati, e quindi è meno pericoloso a livello di violenza, perché in Italia hai sempre la guardia addosso, quindi è un po' un sorvegliare e punire. Le differenze fondamentalmente sono queste. L'Italia è più sicura, la Spagna è più umana, nel senso di umanità vera, perché se una persona si sposa e giura davanti a Dio che saremo insieme nel bene e nel male, la giustizia italiana si mette sopra le leggi di Dio e ti separa, ti toglie l'intimità, ti stacca dai tuoi affetti. Diciamo che questa roba qua incattivisce un po' l'animo. Le carceri italiane sono una palestra del crimine, non sono altro. Adesso poco per volta ne parliamo. E quindi tu hai cercato in tutti i modi di ritardare, tanto si sapeva che in qualche modo sarebbe arrivato, di ritardare l'estradizione, no? Sì, io mi opponevo perché volevo difendere quella telefonata e il fare l'amore una volta al mese con la persona che amavo. Quindi mi opponevo all'estradizione facendo ricorsi su ricorsi, fino a che poi non uscì una legge che si chiama spazio giuridico comune, che all'epoca la fece il ministro della giustizia Fassino con Acebes, il ministro della giustizia spagnolo, che praticamente loro promettevano di dire noi vi diamo i terroristi dell'ETA, voi ci date dei mafiosi, senza entrare nel merito della sentenza, perché io tutti i procedimenti penali che ho subito sono stato giudicato senza la mia presenza. Cioè, magari se c'ero e mi chiedevano qualcosa potevo rispondere, invece mi hanno condannato senza chiedermi nemmeno se ero colpevole o innocente o se potessi raccontare qualcosa, la cosiddetta contumacia. In Spagna non era prevista nell'ordinamento giuridico spagnolo, poi sono uscite queste leggi, hanno fatto questa legge speciale, la legge si chiama Striano Peña Torres, sono stato il primo detenuto ad essere estradato nella nuova legge, sapete, no? Che fa sentenza quando un detenuto viene estradato, quindi mi hanno portato poi dopo 19 mesi nel carcere romano di Rebibbia e mi hanno ributtato in mezzo a tutto il crimine organizzato. Ma questo aspetto della contumacia mi viene in mente nel momento in cui lo dici, è un aspetto che ha sempre diviso la giustizia italiana da quella spagnola, ma anche per esempio da quella francese. Perché, per dire, gli ex terroristi italiani che stanno in Francia a volte non sono stati estradati proprio per la ragione che erano stati condannati in contumacia, cioè in loro assenza. Però poi la legge ha provveduto e si fa lo stesso. No? Ok, vabbè. E quindi sei arrivato a Rebibbia. E hai trovato? Io ho trovato la matricola, facce brutte. Io come teste matte ero un delinquente, chiedo pure scusa anche se ho pagato tutto, però io sono stato oltraggiato dalla camorra napoletana, nel senso che loro picchiavano mia madre, io ero piccolo e crescevo con la voglia di difenderla quando sarei diventato grande.
quindi quando stavo in matricola non volevo andare in quelle celle perché dico dove becco male, perché le teste matte a Napoli sono viste come un clan anticamorra, nel senso che noi eravamo dei ladri particolarmente, però la camorra tutto quello che rubavamo ci diceva che la dovevamo consegnare a loro e noi ci opponevamo a questa cosa, a dire ma perché non andate a rubare pure voi, perché volete fare i ricottari su di noi? Perché poi fondamentalmente i camorristi quelli sono degli sfaticati ricottati che sanno usare solo la pistola. Quindi non volevo andare in quelle celle, però ero obbligato ad andarci. E ho detto scegliete voi dove mandarmi, perché per me fa uguale, una cella vale l'altra. Ho beccato una cella, una delle più brutte, nel senso che c'era tutto il godo della camorra in quella cella. Eravamo in cinque, ci sono restato per 3 mesi, poi io ho fatto una protesta e mi sono fatto mandare nelle camere di sicurezza e ho detto io esco dalle camere di sicurezza solo quando mi date una cella singola, se no mi va bene pagarmi tutta la galera qua, tanto un letto vale l'altro, una cella vale l'altra, non è che sto a casa mia. Questo è un momento abbastanza drammatico del racconto di Salvatore, che una persona, lui preferiva stare in una cella, nella cella della camera di sicurezza, quindi con condizioni di sicurezza particolari e in più una cella... liscia, dormire sul marmo invece sul letto e il cuscino. Niente, piuttosto che stare in cella con... Sì, perché, ripeto, nelle carceri italiane disgraziatamente tu entri e porti la tua storia assurda, racconti quello che hai fatto e in cambio loro ti raccontano tutto quello che hanno fatto. Quindi tu col tempo, piano piano, ti prendi un diploma in criminologia, impari tutti i reati. Quindi quando esci sei ancora più attivo, ancora più bravo a delinquere. È come scambiarsi il veleno, non è come ora che io ti racconto il mio libro e tu mi dai la tua rivista e quindi ci conosciamo culturalmente, umanamente. Lì no, lì ci conosciamo a livello criminale. Quindi tu mi insegni come si mischia la droga, io ti insegno come si spara, l'altro mi insegna come si clonano le carte, quell'altro come si fanno le rapine. E col passare del tempo io divento un criminale professionista e non un dilettante che posso essere arrestato dalla sera alla mattina. Infatti se ci fate caso, dopo la prima entrata è difficile poi ribeccarli perché sanno come muoversi. Dentro fanno scuola. Ecco. Per superare tutto questo, Salvatore, come molti altri, credo moltissimi, tu in qualche modo lo fai capire, ci sono gli psicofarmaci. Sì, è l'unica arma che ha l'amministrazione penitenziaria per tenerci buoni, per non farci ragionare, per tenerci sedati e per atrofizzare quelle che sono tutte le emozioni. Ti imbottisci di psicofarmaci. Ti rincoglionisci e non pensi, non piangi, non ridi, non fai niente e quindi lasci che il tempo passa così. Ecco, a un certo punto però succede una cosa imprevista in un carcere, imprevista nella tua vita, che in carcere appare qualcuno che ti propone una cosa che tu non avresti mai immaginato, di leggere un copione teatrale. Di partecipare a un laboratorio teatrale. Di partecipare teatrale. Ad una prova di teatro e ti dà un copione da leggere. E tu rifiuti, naturalmente, dici, ma che... Cioè, sì, perché io, l'unica cosa che avevo letto fino adesso erano degli atti giudiziari, no? Sì. E quindi? No, ma io rifiuto principalmente perché ero quello che avevo la condanna più bassa, erano la maggior parte tutti con 30 anni, con gli ergastoli, e quindi mi aveva proposto di fare la donna. Io ho detto no, aspetta un attimo, prima, visto che qui non c'è intimità e c'è gente che sta in galera da 20 anni e non vede una donna, prima che faccio la donna, delinquente sì, ma scemo no. Cioè, dovevi fare donna Amalia. Dovevo fare donna Amalia, quindi... Napoli milionaria, quindi ho detto non se ne parla proprio. E lui mi ha buttato il copione in cella, mi ha detto vabbè, io te lo lascio, poi pensaci, fammi sapere. E tu cosa fai? No, io ce l'avevo là, la sera stavo preparando del latte per mettermi a letto e mi ho buttato l'occhio così su quel copione, c'era una frase proprio di Donna Amalia che diceva io ho fatto quello che hanno fatto tutti quanti gli altri, mi sono semplicemente difesa, che è la frase che Amalia dice ad Edoardo quando lui torna dalla guerra e trova che la sua famiglia si è persa, nel senso che il figlio è diventato un delinquente e la figlia
frequenta gli americani, quindi fa la donna, non si dice, però fa quelle cose là che fanno le donne di strada. E quindi lei, giustificandosi col marito, dice: siamo in guerra, siamo nel dopoguerra, io mi sono semplicemente difesa, perché lei in quel momento aveva iniziato a lavorare con la borsa nera. E quindi io, leggendo quella frase, avevo da poco perso mia madre e non l'avevo più vista, quindi avevo toccato il fondo, lo stavo raschiando, perché era una cosa che mi faceva troppo male, perché mia madre per me ha dato tutto, anche la vita, e io per fare il delinquente non sono stato capace nemmeno di stargli vicini negli ultimi giorni della sua vita, quindi avevo accusato il colpo, perché mi sentivo veramente l'ultimo degli uomini. Dico: non sei stato capace nemmeno di stare vicino alla donna che ti ha messo al mondo. Invece quella frase mi ha fatto saltare, aggrappare alle sbarre della finestra della cella. Io ho iniziato a gridare a lei, di dire: lasciami stare, perché in quel momento nel mio intimo, nei miei pensieri della notte, mia madre era diventata il mio peggior nemico. E quella donna Amalia mi ha dato l'input, il coraggio di litigare un attimo con lei, di dire: mamma, ma tu mi avevi detto che io dovevo rimanere in Spagna perché lì ero più sicuro, che stavo lontano da Napoli, dalla Camorra, da quelle faccende, quindi che vuoi da me? Sono sceso, io mi sono messo a leggere tutta la notte quel copione, perché quella frase mi ha incuriosito tanto. L'ho letto tutto e la mattina sono sceso come un pazzo, perché mi è piaciuto tantissimo, quella donna era molto più bella di me. Sono sceso, ho detto: Cosimo, voglio fare la donna. Tutto il passeggio si è girato, ho detto: ecco, finalmente una donna. Ho detto: no, a teatro. E così ho dato inizio a questa piccola rinascita, perché piano piano mi sono innamorato dei libri, delle cose scritte, perché in carcere ci stavamo impoverendo, ci raccontavamo solo le storie assurde. La parola diversa era, perché eravamo poveri di parole. Cioè, se uno si andava a fare la doccia, dice: buona doccia. Cioè, quando mai si dice buona doccia? Non si usa, però non sapevamo che dire, buona doccia. Oppure a uno lo baci 5 volte, scendi al passeggio, ti baci, finisce il passeggio, ti baci, vai a scuola, ti baci, perché non avevamo niente da fare. E invece poi, leggendo quel copione, ho capito che all'interno del carcere c'era un luogo magico, che era la biblioteca. Così sono andato là e ho preso i primi 2 libri. Il primo era Il Padrino, e il secondo ho preso un libro grande, perché ho detto: così non vado e vengo, questo non finisce mai, così ho da leggere, che ero ignorante, quindi pensavo che il libro grande era meglio del libro piccolo. Quindi ho preso sto libro, c'era un bibliotecario che era un nigeriano, abbiamo messo i libri là e mi ha detto: no, non lo prendere questo. Io ho detto: ma che vuoi, che mi spaventa Il Padrino a me? Dice: no, Il Padrino, Dante, perché io avevo preso un libro di Dante. Dice: quello a noi non ci vuole bene, stai lontano da Dante perché Dante è cattivo. E io ho detto: no, lo porto, perché ho sempre fatto il contrario di quello che mi avevano detto. E effettivamente aveva ragione lui, Dante è poco misericordioso, è molto cattivo, anche se è bravo, però... Anche perché di Dante si legge soprattutto l'inferno, no? Che è il più divertente, diciamo così. No, ma per tante cose, perché in quel momento c'erano delle leggi emergenziali. Dante ci diceva nella sua letteratura che bastava una lacrima per essere assolti, ma invece i giudici: ma quale lacrima? Devi parlare, devi fare il pentito per uscire da qua dentro, non ti basta una lacrima. E poi perché leggendolo capivo che lui mi chiedeva: cosa hai fatto? E io gli dicevo nel mio intimo, mentre leggevo: ho fatto questo, questo, questo. E lui mi diceva: beh, allora tu devi morire fritto, quello deve morire al forno, quello deve morire con le patate. E dicevo: Dante, ma t'affa una gammanata, già sto in galera, cioè pure l'aggravante mi vuoi mettere. E quindi non riuscivo ad amarlo, non riuscivo a trovare un fascino nella sua letteratura. E poi, leggendo Il Quinto Canto di Paolo e Francesca, dove lui condanna quei 2 innamorati a sbattere uno di qua e un altro di là senza prendersi mai, eravamo proprio noi detenuti con le nostre mogli, condannati a sbattere uno dalla parte del muro e l'altro dall'altra parte. Quindi diciamo che Dante si presentava come un poliziotto cattivo nella mia cella. E dopo un po' l'ho chiuso e ho detto: Dante, torna in biblioteca che stai bene là. Ecco, però vedete da questo racconto che la cosa straordinaria, io trovo straordinario, è che una frase in Napoli milionaria, Dante, che non è un fumetto da leggere, hanno scatenato dentro Salvatore una sua dimensione interiore che lui stesso non conosceva. E primo effetto,
basta psicofarmaci improvvisamente. Sì, basta immediatamente. Mi stancavo leggendo. La dottoressa del carcere non voleva, perché diceva: no, tu devi fare un programma per smettere di prenderti le gocce. Cioè, lei pretendeva che io, dalle 120 gocce al giorno che prendevo, 40 la mattina, 40 al pomeriggio e 40 la sera, lei dice: no, devi fare 38 e 38. Vabbè, una fineschi chiua così, cioè, se si fa notte. E io stavo bene e lei diceva: no, tu non puoi stare bene, è impossibile, la medicina è una e unica. E dice: no, dottoressa, io vi assicuro che non le voglio, io leggo fino a che non mi addormento col libro in mano, io sto bene, non sento questo bisogno. E lei mi ha detto: vabbè, se tu non vuoi, io non posso obbligarti mica a prendere psicofarmaci. E effettivamente a me la letteratura mi faceva stare tranquillo, io mi imbottivo di parole nuove, mi stavo dando un nuovo linguaggio, mi stavo dando dei modi nuovi, e questa roba qua mi metteva una serenità nell'animo da permettermi pure di mettermi con la testa sul cuscino e non girarmi dalla parte della vergogna. Perché i carcerati hanno due modi per dormire: uno è il lato della cella, che guardi fuori verso la luce, e un altro che guardi verso la parete, che si chiama il muro della vergogna, dove sai che hai fatto un sacco di cose cattive e la devi stare. Quindi io mi sono girato dall'altra parte e ho iniziato a vedere la luce. Mi sentivo libero all'interno del carcere per la prima volta nella mia vita. Ecco, questa dimensione di Salvatore, però, che naturalmente immagino che cosa abbastanza eccezionale, non è che io qualunque detenuto gli metti in mano Dante o Eduardo, gli scappa. No, però quello. Ci sono dei numeri che sono importantissimi. Tutte le persone che all'interno del carcere riescono ad accedere a un programma, che sono corsi di pittura, di fotografia, di musica, di letteratura, di teatro, di cinema, il 98% di quelle persone, anche se non ha la fortuna che ho avuto io, perché di fortuna si tratta, una cosa la fa: smette di delinquere. Sono dei numeri che sono là, non sono numeri che mi invento io. Se tu lasci una persona con la sua condanna e con i suoi compagni di merenda a passarsi il veleno, quella persona quando esce fa di peggio. Se tu a quella persona all'interno del carcere gli dai quella roba là, quella persona capisce che non vuole farsi più del male. Io non sono un e unico. C'è Aniello Arena della Fortezza con tutti i suoi compagni detenuti. Lui è il più famoso perché è stato scelto da Garrone per fare il protagonista di un suo film, ma la stessa cosa, tutta la compagnia di Cesare Deve Morire, dei fratelli Taviani, che abbiamo vinto l'Orso d'Oro a Berlino, nessuno di loro è tornato a delinquere, eppure sono il 70% di quei detenuti è fuori, sono usciti. Significa che l'arte, la letteratura, la cultura ti toglie il veleno e ti fa imbellire, ti porta a scegliere il bene e non il male. Ecco, adesso lì arriviamo poi alla fine, però intanto il percorso è anche interessante, perché questa cosa che era esplosa dentro Salvatore, lui riesce a trasmetterla agli altri, diventa una cosa contagiosa. In qualche modo Salvatore diventa il capo di una squadra, nel senso che il pesce pilota di una squadra che lo segue. Sì, perché abbiamo conosciuto poi Shakespeare, a differenza, ecco, questo è molto divertente. A differenza di Dante o di Samuel Beckett, che era un altro che non riusciva a piacerci, perché aspettando Godot a finale di partita, pure Beckett ci diceva: guarda che leggi che alla prossima pagina ti do la soluzione, e poi quello stronzo cambiava le parole, ma prima che finiva la pagina ci riportava alla stessa situazione dove eravamo partiti, quindi nella mia cella, in quel stato là. Eppure a Beckett ho detto: Beckett, tu sei un parente di Dante, vatti a fare una cammanata. Invece Shakespeare, a differenza di altri autori, di altri drammaturghi, di altri grandi letterari, era uno che attraverso i suoi personaggi ci faceva sentire in primo luogo stupidi, perché io, leggendo Shakespeare, ho riconosciuto che, per esempio, nella mia Napoli io conosco tantissimi Amleto, tantissimi ragazzi che la sera vanno a casa a dormire e la mattina si svegliano col padre ucciso, e quindi quei ragazzi la mattina dicono: e mo che succede? Mi hanno ammazzato a mio padre, mi ammazzano pure a me o non mi ammazzano? Lo vendico o non lo vendico? E questo è Amleto, questo
è uno stato amletico, cioè Shakespeare creava degli stati umani nei suoi personaggi. Nel sud Italia quanti Macbeth abbiamo che per arrivare al potere non si fanno scrupoli e sembrano terrore e morte, da Napoli alla Calabria, alla Sicilia, ce ne abbiamo tantissimi di Macbeth. E di Giulietta e Romeo, Giulietta che torna a casa e dice mamma mi sono innamorato di quello, ma come mamma, quella è la nostra famiglia rivale, quelli ci schifano. E quindi Shakespeare con i suoi personaggi mi faceva riconoscere il mio sud Italia con tutti i suoi personaggi e tra di noi dicevamo ma noi siamo i personaggi delle tragedie di Shakespeare, ma non è che Shakespeare è calabrese, è napoletano, è siciliano, perché questo parla di noi, cioè raccontava proprio la morte, il terrore, la tragedia che vivono le organizzazioni criminali, perché io sono stato disgraziatamente, e ogni volta che lo dico chiedo sempre scusa, sono stato un appartenente al mondo criminale, quindi io non credo nella fascinazione del crimine. Secondo me i criminali sono una banda di sfigati, non dormono mai, non sorridono mai, non si fanno mai una camminata, hanno i Rolex per aspettare l'ora della loro morte per vedere chi li uccide, hanno le ville e dormono nei cunicoli, non si fanno mai un tuffo al mare con i figlioletti, non si fanno mai una passeggiata liberamente perché hanno sempre paura di essere attentati, uccisi. Quindi io dico, ma dove la trovano questa fascinazione del crimine? A teatro, al cinema? Ma nella vita i criminali sono una cosa triste, sono veramente la più grande truffa umana. Mentre stavi parlando mi veniva in mente che qualche mese fa è stato arrestato un grande latitante calabrese e anche la televisione aveva fatto le riprese che viveva sottoterra in un bunker sottoterra. Si atterrano prima di morire loro, si ci hanno atterrata viva. Stiamo meglio noi qua, no? Ecco, cito un momento il tuo libro, è molto bello il punto in cui lui incontra Shakespeare, poi è molto divertente perché loro avevano fatto già Edoardo era Napoli milionaria, insomma era ancora un po' come ritrovarsi a casa la stessa lingua, e a un certo punto arriva il regista che gli dice adesso dobbiamo fare Shakespeare, chi è Shakespeare, giocano molto su questa parola strana, Shakespeare, insomma eccetera eccetera. Shakespeare. Ecco, e poi di nuovo, come era accaduto con il copione di Edoardo, Salvatore scopre una cosa e dice le parole successive cadono in un silenzio irreale, lui legge perché parla di vendetta, di perdono e di libertà. Scrive Salvatore, ammutolisco anch'io, non ho mai avuto molta confidenza con le parole finché non è cominciata questa storia del teatro, ma adesso mi sto abituando a capire quanto valgono e sono tre carichi da mille. Una, la vendetta, la conosciamo bene. Una, il perdono, non l'abbiamo mai incontrata. La terza, la libertà, non ci appartiene. Sì, perché la tempesta di Shakespeare inizia come la più pericolosa delle sue tragedie e poi invece lui magicamente sceglie qualcosa che dovrebbe fare il Sud Italia, io parlo sempre perché sono napoletano, lui sceglie l'umiliazione all'eliminazione, cioè nella tempesta di Shakespeare, a differenza di Riccardo III, dell'Amleto, del Macbeth, del Giulietta e Romeo, lui non sparge sangue, non crea omicidi, non crea assassini, lui preferisce l'umiliazione all'eliminazione, lui mette le persone che hanno sbagliate davanti ai propri errori e li svergogna, come una persona dice guardati allo specchio che c'è più gusto se io ti umilio che se ti elimino. E ci interroga su quei sentimenti e io leggendolo insieme ai miei amici abbiamo capito che cos'era il perdono. Noi avevamo procurato dei danni a delle persone e quelle persone vivevano male per i danni che avevamo provocato, quindi noi dovevamo rivolgere una preghiera al massimo che potevamo fare affinché le persone ci perdonassero, ma non tanto per noi, perché tanto lì stavamo noi, ma per loro, perché una persona finché non ti perdona significa che sta male, significa che non riesce a stare bene perché tu gli hai procurato un danno. Il giorno che quella persona ti perdona, perché significa che finalmente ha riacquistato quella pace che tu gli avevi tolto.
E quindi è stato per me una meraviglia straordinaria, perché io mi addormentavo la sera, speriamo che mi perdonano. Invece poi quando ho letto Shakespeare ho detto no, speriamo che mi perdonano per loro, perché io li sto facendo stare male a quelle persone. Per questo non mi perdonano, e se mi perdonano significa che quelle persone stanno iniziando a stare bene. E la stessa cosa è la vendetta. Shakespeare ci suggeriva che la vendetta è come se tu hai la possibilità di mangiare un dolce buono tutti i giorni, e invece se ti vendichi lo mangi una volta sola e poi non lo mangi più, elimini il tuo nemico, quindi hai finito di sbeffeggiarlo, hai finito di ricordargli che lui è un essere dannoso che ti fa del male. E quella è la vendetta, non va mai consumata, perché crea danni su danni, no? Un po' come il Macbeth, mi faceva quel passaggio, ti dice tutto quello che crei ti si rivolta contro, quindi se tu eserciti la vendetta stai ancora seminando del male, del sangue, del terrore. E la libertà, io pensavo che la libertà fosse una questione fisica, fosse aprire la cella e andarmene fuori a fare quello che volevo. Invece no, la libertà era sta bene, era saper decidere, era saper stare sereno. E quindi io mi accorgevo attraverso i libri, attraverso la biblioteca, attraverso il palcoscenico dove io salivo lì sopra e vedevo che la gente non aveva più timore in me, ma ammirazione, perché mi vedeva ballare, cantare, recitare, mi applaudiva, sorrideva. E quindi ho capito che la libertà è interiore, io mi sentivo libero all'interno del carcere. Il carcere aveva smesso di farmi del male. La guardia non era più il sorvegliare e punire, decidevo io se stare bene o stare male attraverso i libri, attraverso la letteratura, che non sono parole di circostanza, perché se togliamo questo a un carcerato e al carcere, ripeto, gli lasciamo solo il veleno, e se gli dai il veleno a chi esercita il male ci avvelena pure a noi. Insomma, Salvatore scopre attraverso Shakespeare e la letteratura che in qualche misura si può essere liberi anche dentro un carcere, no? È così. Ecco, c'è poi un dettaglio di quando loro, prima che loro mettano in scena la tempesta, che è abbastanza divertente, che loro dicono no, ma noi siamo capaci a fare Edoardo, Napoli milionaria, queste cose qui, Shakespeare, sì, bello però... E allora, come dire, è come se chiedessero il permesso a Edoardo di fare, di mettere in scena Shakespeare. E allora cosa succede? Sì, perché la compagnia era composta da maggior parte da napoletani, calabresi, siciliani, pugliesi, eravamo quelli del sud, anche perché è difficile trovare 5 lombardi carcerati o 5 non ci sono, e quindi ne trovi uno o due, quindi stanno là per fatti loro. E quindi noi non volevamo tradire Edoardo De Filippo, cioè avevamo letto un po' di lui, avevamo scoperto che lui aveva scritto più di 30 opere, quindi pure gli ergastolani erano convinti di dire tanto ce l'abbiamo per tutta la condanna, possiamo fare uno spettacolo all'anno, non è che ci finisce. Quindi teniamoci Edoardo e non tradiamo Edoardo, perché è sempre quel maledetto onore che... Questa idea del tradimento. Del tradimento, di questa roba qua. Quindi non volevamo assolutamente, invece il nostro maestro di teatro insisteva per farci conoscere questo Shakespeare, che noi dicevamo no, c'ha pure un nome strano, non lo sappiamo nemmeno pronunciare, quindi lasciaci perdere. E lui invece si inventa di portarci all'interno del carcere il figlio di Edoardo, Luca, che in precedenza era venuto a vedere Napoli milionaria, era rimasto molto colpito, era salito sul palco, dice vi dico la verità, ero venuto a fare un atto di solidarietà, dico mi vado a vedere queste scimmiette delinquenti in gabbia come recitano, e invece se n'era uscito stravolto nel senso positivo, perché dice questi hanno una potenza espressiva che fuori non si trova. Quindi è venuto nel carcere, ci ha salutato, prima ci ha detto che lui era assolutamente fiero ed orgoglioso dei nostri sentimenti nei confronti di suo padre Edoardo, dice pure io ho fatto la stessa cosa che avete fatto voi, appena l'ho letto, l'ho seguito a mio padre, ho fatto la stessa cosa che ha fatto lui, mi sono chiuso in un teatro e sto dando tutta la mia vita per il teatro, dice però io vi devo raccontare un episodio, apre la cartella, tira fuori un copione e dice mio padre Edoardo, per arrivare ad essere il grande Edoardo De Filippo, arrivato a un certo punto della sua carriera, ha dovuto leggere Shakespeare, ha dovuto mettere mano a Shakespeare. Cioè, qui è la prova che mio padre ha tradotto un'opera di Shakespeare, la commedia, proprio La Tempesta, in un napoletano del Seicento.
che Isabella Quarantotti, la moglie di Edoardo, a me non vuole dare i diritti, però mi ha detto che a voi ve li dà, perché con voi è affezionata. Che volete fare? Noi ci siamo guardati e abbiamo detto, beh, se c'è la traduzione di Edoardo, allora significa che non stiamo tradendo, c'è pure Edoardo dentro. Quindi abbiamo detto, vabbè, facciamo sta tempesta di Shakespeare tradotta in napoletano da Edoardo De Filippo, e abbiamo preso questo copione in mano. È stata la nostra salvezza. Vuoi dire? Quindi hanno avuto non solo l'imprimatur, ma hanno raccolto un'eredità di Edoardo che appartiene solo a loro. La compagnia di Re Bibbia ha messo in scena la tempesta come avrebbe voluto fare Edoardo e che non ha lasciato fare nemmeno a suo figlio. È così, no? La moglie di Edoardo. Moglie, se c'era Edoardo moglie, magari... La moglie era l'interprete, l'interprete dei voleri di Edoardo. Però naturalmente non è tutto così semplice, perché poi le parole hanno il loro peso, i codici hanno il loro peso. Allora cosa succede? Che a un certo punto si entra in conflitto nel copione della tempesta con il codice di comportamento calabrese, racconta qui Salvatore, e che ha rischiato di mandare a monte tutto. Perché? Perché, dunque, in un brano di Shakespeare si dice: voi siete peccatori falsi e impertinenti, se volete scampare l'ira possente che sta per scatenarsi addosso a voi, vi dovete pentire del passato e campare onestamente. Come reagiscono i calabresi, ci racconta Salvatore. Sa, ma noi ci dobbiamo pentire, ma che stai dicendo? Perché la parola pentire era quella parola là, e loro mi hanno detto, ma cioè, tu una volta fai la femmina, una volta fai l'infame, dice, ma sto teatro a te ti sta guaiando, non è che ti sta, dice, ma dove ci vuoi portare? E io sono saltato, perché avevamo delle brande a Castello, già al teatro, e io ho detto, ma scusate, ma noi non ci parliamo tutti i giorni al passeggio, che noi ci siamo ravveduti delle azioni che abbiamo fatto. Dice, sì, ma che c'entra che uno si ravvede col pentimento? Dico, è la stessa cosa, io non vi sto chiedendo di collaborare con la giustizia, io vi sto chiedendo semplicemente lui ci sta chiedendo semplicemente di pentirci degli atti criminali che abbiamo fatto e da domani in poi di campare onestamente con purezza. E allora hanno detto, ah, e se si tratta di questo, allora tutto a posto. Nel senso che, no, lo dico perché sono passati 25 anni da quelle triste storie delle stragi del 92 e del 93. Io credo che l'Italia sia pronta, preparata e matura per introdurre all'interno dell'ordinamento penitenziario la possibilità di dare agli uomini la possibilità di dissociarsi dal crimine. Io conosco tanti familiari dei collaboratori di giustizia, soprattutto ragazzi e ragazze che incontro nelle scuole del nord, che mi avvicinano dopo le presentazioni e mi rivelano che loro hanno il papà che collabora con la giustizia e che vivono sotto falso nome, e dicono che i genitori sono degli egoisti, che non hanno pensato ai figli, che dopo aver sbagliato non hanno avuto nemmeno la dignità di pagare. Loro la chiamano la scelta tecnica, che non sono delle vere e proprie persone pentite. E quindi sarebbe bello che una persona potrebbe liberamente raccontare i suoi reati, chiedere scusa, pagare senza nessuno sconto e uscirsene da quel mondo. Io faccio fatica a pensare, lo dico con rammarico, però faccio fatica a pensare a un Brusca che scioglie i bambini nell'acido e poi passa dall'altra parte per convenienza. A me mi piacciono più le persone che hanno una seria e sana revisione critica dei propri crimini e che pagano con dignità senza stravolgere quello che è il loro nucleo familiare, perché molte volte ci sono ragazzi di 15-16 anni che hanno la loro scuola, i loro amici, la loro terra, le loro radici e devono essere strappati da quella roba perché i genitori ancora continuano a fare il gioco delle tre carte. A Napoli così lo chiamiamo. Abbiamo visto che purtroppo è così, non sono genuini, non portano da nessuna parte, non abbiamo risolto niente, continuiamo ad andare ancora peggio. Quindi secondo me, come è stata applicata per il terrorismo questa roba e l'abbiamo sconfitto, non ce l'abbiamo più,
Io credo che sarebbe una grandissima mazzata alle organizzazioni criminali permettere a un uomo, con tutta la sua dignità, di staccarsi da quel cancro, senza dover diventare una spia. A noi da piccolini, pure nei film, nei cartoni animati, ci fanno vedere che la spia non è mai una cosa positiva. È una cosa positiva quando uno si pente di una brutta cosa che ha commesso. Quella è una cosa positiva. Dobbiamo mettere in condizioni agli uomini di pentirsi dei loro errori e non di raccontare quello che hanno fatto gli altri per risparmiare loro. È come andare al supermercato e comprare un salame e rubarne tre. Cioè, dice, ma io lo scontrino ce l'ho. Ma tiene tre salame, andiamo mutanda però. Cioè, sempre delinquente sei. Quindi io credo che, ripeto, dopo 25 anni, all'epoca era una legge giusta per fermare quell'emorragia delle stragi, perché c'era una situazione di terrore assoluto sul nostro paese. Però oggi credo che siamo maturi per permettere agli uomini di staccarsi dal mondo criminale senza rovinare le proprie famiglie. È un giusto applauso, perché questo Salvatore ci porta dentro una dimensione di vita, di esperienza e di complessità di quello che è il mondo interiore di ciascuno, quindi anche delle persone che hanno commesso dei crimini, di fronte alle necessità dello Stato. È evidente che la ragion di Stato poi semplifica un po', taglia, e infatti lui lo diceva dopo le stragi del 92-93, nel libro emerge a un certo punto, sia quando, adesso non mi ricordo più, la capo del suo reparto dice, ma tu ti devi dire, qua devi fare qualche nome, dice Salvatore, ma tu devi dare qualcosa alla giustizia, no? Dice, ma come, io sto facendo teatro, mi comporto bene, sto qui, eccetera, l'altra dice, no, ma tu devi fare dei nomi. Quelli erano tutti in galera ancora, quelli stavano tutti in guai più di me. Cioè, io glielo dissi pure, disse, guardate, ma io se vi faccio qualche nome, queste persone stanno più rovinate di me. Se andate a chiedere a loro, magari guadagnate qualche punto su di me. Era al contrario il fatto. E poi credo che collaborare con la giustizia, io stavo collaborando con la giustizia, io lavoravo, io facevo teatro, io lavavo i cessi delle guardie e gli dicevo pure che non dovevano fare i bisogni fuori dalla tazza. Loro non lo facevano e io gli mettevo il peperoncino sulla tazza, così gli bruciava il culo la mattina, dicevano, che hai fatto? Non sono stato io, vedi quello che hai fatto, che ne so io, cambiati le mutande, non lo so, io non ho fatto niente. Però per dirti, io mi stavo comportando bene, io stavo prendendo le distanze dal mondo criminale, io non volevo più ascoltare le storie assurde, io cercavo di dare una mano soltanto alle persone quando avvertivo che qualcuno stava cercando di mollare, perché purtroppo c'è pure la triste realtà del suicidio in carcere. Quindi io, avendo scoperto attraverso i libri che bisogna tendere una mano e non puntare sempre un dito, perché il puntare un dito è proprio quello che cerca la mafia. Cioè, noi in carcere, quando in una cella si apriva la pagina del giornale, chi usciva sul giornale quello comandava. Se tu non facevi notizia non eri nessuno. Quindi stranamente loro vogliono che noi parliamo di loro. Invece a me la grande letteratura mi diceva l'esatto contrario, mi diceva che devono essere portati nell'oblio, non devono essere citati ogni volta. Io quando sono stato a Re Bibbia, dopo che sono uscito dal carcere, per riandare in carcere per questioni culturali, a girare il film con i fratelli Taviani, a me sul reparto di alta sicurezza, per esempio i casalesi, che erano già tutti condannati all'ergastolo, erano già tutti definitivi, dicevano viva Saviano che ci ha fatto una pubblicità che la Nike, l'Adidas se la sognano, perché oggi grazie a lui non ci dobbiamo più presentare, tutti quanti sanno chi siamo e ci mettiamo due minuti a prenderci quello che vogliamo. Quindi è la verità, perché per esempio quelli sono di Caserta, quando scendevano a Napoli noi gli rubavamo la macchina, i soldi, perché per noi erano i cafoni, erano quelli meno bravi di noi. Quindi loro, il criminale, quello vuole la prima pagina, vuole i giornali, vuole fare notizia, vuole che si parla che lui è il pericoloso di turno e non al contrario. Cioè, quindi scattava questo effetto domino. Loro vogliono che se ne parla, loro vogliono che c'è qualcuno che gli vada contro, perché se non hanno qualcuno che gli vada contro, con chi se la pigliano? Cioè, non scatta la partita, non scatta l'uno contro l'altro. Ecco, il libro di Salvatore ha un finale
direi quasi poetico, anche cinematografico forse. Teatrale. Salvatore esce dal carcere, non ha avvertito la sua compagna perché vuole fargli una sorpresa, e esce dalla Bibbia e cammina. E si sente solo. Si sente solo. Perché e si spaventa. Si spaventa perché naturalmente la libertà vista da quando sei dentro tutto protetto dalle cose ti sembra una cosa, poi quando sei lì così da solo ti spaventi. Si spaventa, il primo posto che trova è una scuola. Entra in quella scuola, arriva alla porta di una classe, bussa, apre la porta, vede i ragazzi e comincia a parlare. Ecco. Rifacci il tuo discorso e così chiudiamo questa serata con sì, che cosa vuoi dire ai ragazzi. Sì, perché quando sono uscito, a parte che il giorno prima mi chiama il direttore del carcere, io ho attraversato i corridoi del carcere per arrivare all'ufficio del direttore, e, cioè tremavo tutto, dicevo mamma mia, qualcun altro ha raccontato qualche altra cosa, qualche altro pentito, cioè, non è che ti beccano per tutte le cose che hai fatto. Mica sei così sfigato, ti beccano per una, magari cinque ce l'hai nascoste, però hai sempre la paura che qualche amico si stanca e la racconta, quindi quel conto non si chiude mai. Quindi attraverso quei corridoi arrivo dal direttore, apro la porta e dico ma che c'è, io dice no, io lei domani se ne va. Dico sì, lo so che me ne vado. Dice a me un po' mi dispiace, dico ma lei non sta bene con la testa, ma come, io vado fuori lei. E lì mi spiega, dice no, perché tu qui dentro hai fatto un percorso straordinario, hai fatto un bellissimo percorso e quindi ho paura che mo tu esci là fuori e ti perdi un'altra volta, vai a finire un'altra volta nel mondo della camorra, della delinquenza, del crimine. Ma io ho detto no, non vi preoccupate che io non vado a finire là dentro, io sono sicuro che non ci vado a finire. E lì mi ha detto io me lo auguro, però in tanti hanno detto questo e poi alla fine sono ritornati a fare quello che facevano prima. E quando sono uscito dal carcere io mi aspettavo, mi aspetto e spero che si creano degli uffici fuori dal carcere dove un detenuto esce, va lì, presenta la tessera, dice io in 8 anni ho fatto il call center, ho fatto il teatro, ho lavato a terra, posso andare da qualche parte, posso ottenere un posto di lavoro, posso chiedere qualcosa perché non voglio più fare il delinquente. Invece niente, buio, solitudine assoluta. E quindi io non ero né più un criminale e non avevo più niente, quindi cammino e ho paura. Mi aspettavo, l'ho detto, una bancarella della legalità fuori dal carcere, invece le troviamo dappertutto, dove si fanno soldi fuori a un carcere non li troviamo mai. Quindi cammino e entro in una scuola, perché in carcere poi avevo letto pure un po' di Genet, e Genet mi diceva che le fabbriche, le carceri e le scuole sono quasi la stessa cosa, stai sempre lì per essere sorvegliato e se sbagli punito, è nella scuola, è nel carcere, è nella fabbrica. Quindi entro in questa scuola, faccia tosta da napoletano, nel frattempo avevo fatto teatro e ho parlato ai ragazzi perché li vedevo uguali a dei detenuti quando finiscono la condanna. Lo studente quando finisce gli studi si trova il diploma, si trova la laurea, però si trova in mezzo alla strada senza sapere quello che deve fare. È un po' così, e io li ho avvertiti e gli ho detto signori miei, ragazzi miei, fate attenzione perché la scuola più brutta, la più pessima scuola che c'è è sempre più sicura della strada, perché un ragazzo che la mattina non sta a scuola si sta perdendo. E quindi ci tenevo a chiudere il mio libro e a raccomandare ai ragazzi di stare sui banchi di scuola, perché anche se poi dopo da lì non otteniamo niente, però otteniamo degli anticorpi. Non saremo figli dell'ignoranza, avremo delle difese e per argomentare e per capire. E quindi ho voluto portare il mio messaggio a loro, perché essendo stato io un poco di buono per gran parte della mia vita, io oggi parlo a un sacco di gente come lo sto facendo questa sera. Quindi io ho una sola possibilità, quella di essere un artista socialmente utile, se non è meglio che me ne vado a fare il cameriere e non do fastidio alla gente, perché già ho dato troppo fastidio. Quindi io ci tengo tantissimo a portare la mia testimonianza e nelle scuole e nelle carceri, perché io non voglio che si accendano i riflettori addosso a me, io voglio andare ad accendere le luci in quelle persone che sono spente, e gli studenti e i carcerati molte volte sono spenti, hanno bisogno di essere illuminati. Io voglio fare solo questo, il resto non mi interessa. Una battuta di Shakespeare per chiudere. Benvenuta prigionia, poiché tu sei stata la strada verso la mia libertà. A volte il carcere non viene per,
per annientarci, ma per permetterci di riscattarci. Quindi nessun male viene per nuocere finché siamo in vita. Lo possiamo addomesticare e lo possiamo convertire in bene. E io sono convinto che, come dice Shakespeare, che nella sua tempesta, per una volta, dopo tante tragedie, che non bisogna passare dalle guerre per conoscere la pace. La pace esiste già. Siamo noi che ci complichiamo spesso la vita, quindi cerchiamo di stare più in pace e di non puntare sempre il dito contro o di girarci dall'altra parte. Cerchiamo di tendere una mano, che le persone apprezzano questa roba qua. Ci sono tante persone che hanno bisogno di smettere, ma vogliono un gesto d'amore, non vogliono che gli diciamo sempre che sono dei delinquenti, dei criminali. Qui facciamo tutti gli antimafia, ma ci siamo dimenticati di amare. Cerchiamo di amare, che Dio quello ci chiede.